è preoccupante, però allo stesso tempo va richiesta un'informazione un po' più corretta e uniforme, con una catena di comando più chiara nel nostro paese. Cioè, io credo non è ammissibile che in una pandemia nazionale in cui la voce politica si deve affidare ai resoconti dei tecnici, degli scienziati e dei medici, possa poi essere smentita ad altri livelli istituzionali, no? Come è accaduto nella nostra regione, dove il governo dice una cosa e il presidente della regione dice un'altra. Questo crea disorientamento, se a questo aggiungi poi i casi che comunque ci sono e che sono purtroppo, tra virgolette, fisiologici, di effetti collaterali. Quindi io credo che noi dobbiamo affidarci, questo è il mio pensiero, alla scienza, ai medici, all'EMA, all'Istituto Superiore di Sanità, al CTS, e la decisione del governo e del commissario deve essere fatta con maggiore, la comunicazione con maggiore efficacia, e poi va fatta rispettare su tutto il territorio nazionale. Non possiamo vivere di emotività, che è giustificata a livello individuale del singolo, ma il singolo si deve sentire rassicurato dalla comunità scientifica e dalla comunità politica che la rappresenta in tempi di pandemia, cioè il governo. Comunque il danno di comunicazione è fatto, cioè come si recupera? Si recupera con credibilità, autorevolezza, trasparenza. Ad esempio, io considero assolutamente fisiologico che si possa in corso d'opera cambiare alcune valutazioni, perché il vaccino in laboratorio è stato sperimentato per meno di un anno. Quindi credo sia normale, sentendo i medici, che quanti più vaccini si fanno, più si riesce a testare non solo l'efficacia del vaccino, ma anche eventuali effetti collaterali. E quindi questo porta a modificare le cose. Ma questo va spiegato bene, va spiegato con trasparenza, va spiegato con chiarezza. Probabilmente alcune scelte sono legate forse più a fattori di propaganda politica che di interesse collettivo. Forse qualche open day è stato fatto per far vedere che si doveva arrivare prima di altri. Insomma, affidiamo tutto questo al governo e al commissario nominato, che devono essere chiari. E poi voglio aggiungere, se qualcuno si discosta dalla direttiva, dalla raccomandazione, dall'indicazione, dall'ordine che viene dato dall'alto, deve essere, come dire, sanzionato, come accade per chi viola la legge, altrimenti ci sarà sempre confusione. La seconda dose con un vaccino diverso? Guardi, io mi affido a quello che dicono i medici, quindi se il governo, il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità mi dicono che si può fare, io lo faccio. Nella mia famiglia ci sono stati, alcuni hanno fatto Pfizer, altri AstraZeneca, mia moglie addirittura si è trovata con l'AstraZeneca del lotto sequestrato. Cioè, noi ci siamo affidati, non perché non abbiamo dubbi, non perché non abbiamo, come dire, un pensiero libero anche critico, ma credo che in momento di pandemia bisogna affidarsi a chi ne sa più di noi, che sono i premi Nobel per la medicina, gli scienziati, i virologi, i ricercatori, i medici, e non certo, come dire, quelli che si improvvisano esperti di pandemia un giorno all'improvviso.